Buonasera, al microfono Pier Ezechiele Suca. Benvenuti all'inaugurazione di Mala Tempera. Forse voi vi chiederete perché io sia qui. Amore per l'arte, passione per la cultura, ammirazione per questo artista, slancio di beneficenza? La risposta è veramente più semplice. Mi pagano. Trasporti, straordinario evento alla stazione ferroviaria di Trieste. Secondo le testimonianze di numerosi viaggiatori, stamane un treno di pendolari partito da Udine è arrivato puntuale alla stazione centrale del capoluogo Giuliano. Un portavoce di Trenitalia, interpellato sull'inusuale avvenimento, ha dichiarato: non sappiamo spiegarci come sia potuto accadere. Che notizia è questa? Cosa mi rappresenta? Cosa mi rappresenta questa notizia? Pistulli! Si dia una regolata! Ha! Raccontata così sembra una notizia buona. Io odio le buone notizie perché non sono notizie giuste. Mi viene l'orticaria, mi viene! Pistulli non ha visto le potenzialità di questa notizia. Io in questa notizia vedo stragi, ecatombi, drammi, tragedie, apocalissi. In realtà non dovrei raccontare queste cose. Mi pagano per non raccontarle, ma io non resisto, è più forte di me. Un rigassificatore. Che bella idea. Due depositi da 180 milioni di litri di gas messi tra la Siot e l'inceneritore. 110 navi gasiere all'anno su e giù per il Golfo ti attaccano poco lontano dal terminal petrolifero. Se capitasse solo un piccolo incidente ad una di queste navi, ma che bel servizio che varrebbe! L'attentato di settembre nero del 72 alla Siot, robetta da dilettanti in confronto. Se salta in aria solo una di queste navi gasiere, raso al suolo tutto nell'arco di 50 chilometri. Trieste addio, Muggia goodbye. Dovranno rifare tutte le mappe, aggiornare i navigatori satellitari. Oh! Già vedo i funerali di Stato, i soliti politici che piangono le vittime innocenti. L'incidente imprevedibile, il gas killer. Questa è una notizia, non quella che mi passi tu, pistrolli!